Stasera siamo all'Attico Partenopeo per D'Amore e d'Arte e ho il piacere di avere ospite per raccontarsi e per raccontare insieme tante delle cose che lui ha scritto, che ha vissuto e che ha pubblicato e che hanno segnato un momento o comunque dato un occhio particolare alla nostra città. Parlo di Gigi Di Fiore. Buonasera e ti ringrazio tantissimo di essere qui con noi stasera. Buonasera, fa piacere anche a me di aver visto questo posto che non conoscevo, pur abitando non lontano da questo luogo. Tra l'altro questa è un'area particolare perché viene raccontata benissimo anche da Croce, perché proprio qui in questa strada ci furono parte degli scontri del 48 famoso, no? Del 15 maggio 1848, quindi è un'area che storicamente ha un perché e un vissuto molto particolare. E tocchiamo subito quello che è una tua particolarità che ti contraddistingue, la tua informazione, la tua giusta cultura storica del risorgimento di tutto ciò che ha interessato l'Italia. Come ti è nata sta passione? Io prima nel privato, prima di iniziare l'intervista, ho cercato di carpirti quante più cose perché ci siamo sempre incontrati in maniera molto fugace, non abbiamo mai avuto l'opportunità di chiacchierare. Io ti ho seguito dagli scritti, dai libri che tu stasera hai portato anche qui, insomma, all'Attico. Nasce da un motivo particolare, da qualcosa che ti ha accompagnato dalla tua famiglia o è proprio stato un qualcosa che è nato in maniera proprio spontanea? No, sono rimasto folgorato da una lettura di uno scrittore, un grande scrittore, è uno che ha capovolto un po' l'ottica di ricostruzione e di interpretazione del periodo del Risorgimento, che è Carlo Alianello. In verità io non sono partito dai suoi romanzi, ma dall'unico saggio che ha scritto, che era La conquista del Sud, che pubblicò con Rusconi. E quella lettura mi ha fatto un attimo aprire gli occhi su alcune vicende, sul periodo della nostra storia e della nostra realtà meridionale, vista in maniera diversa. E d'altro canto, chi dice che il giornalista è lo storiografo dell'istante, se si deve raccontare la contemporaneità, non si può prescindere da quello che eravamo. E quindi è quasi naturale, no? Una ricerca storica e un'attenzione particolare ad un periodo come era quello del passaggio, del trapasso di epoche dal Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia, che è stato fondamentale, no? Per l'impostazione e l'evoluzione del sud d'Italia, che poi è l'area territoriale che io racconto. Da qui poi è stato un crescendo di interesse, di acquisizione di libri, di documenti. Io su questo periodo e sul brigantaggio ho più di 1.000 tra titoli, documenti, insomma, raccolti negli anni. Ho fatto la gioia di molti librai antiquari, ne ho Vero. conosciuti parecchi in tutta l'Italia e pure a Portalba, insomma. L'anziano Cassitto Berisio è purtroppo la persona con cui avevo a che fare tra i fratelli Berisio, non c'è più da qualche mese. Lo Infatti è scomparsa stesso, recente. sì, lo stesso Geppino Guida, che all'interno dei Guida era quello che più seguiva gli aspetti antiquari, quindi tutto il catalogo di librerie antiquarie che pure loro facevano, eppure era interessante. Lì ho preso qualche pezzo interessante da loro. Lo stesso Marzio Grimaldi, con cui ho anche pubblicato i miei due romanzi storici. Il primo è quello noto, che era 1861, Ponte Landolfo e Casalduni, un massacro dimenticato, che addirittura uscì nel 98 Sì, con infatti. Marzio. E il marzo del 99 ci fu un appuntamento che è rimasto famoso, perché il Circolo della Stampa, erano gli ultimi mesi, il Circolo della Stampa lì alla Villa Comunale, e ci fu una presentazione in cui vennero Riccardo Pazzaglia, Pasquale Squitieri, poi c'era Enzo Siniscalchi come Commissione Cultura e c'era l'allora Presidente dell'Ordine dei Giornalisti a moderare, che era Ermanno Corsi. Ermanno Corsi. E fu una presentazione affollatissima, cioè veramente non si poteva entrare. Fu il primo impatto che ebbi con una realtà e un'attenzione con questi fatti e con queste cose raccontate in maniera diversa, che mi meravigliò. Era la prima volta che mi trovavo appunto a presentare un libro su questi argomenti. Prima avevo scritto e pubblicato libri sulla Camorra, ma non ancora Certo, libri proprio su questi argomenti storici. E fu veramente
veramente una giornata affollatissima, vennero anche i sindaci di Ponte Landolfo e Casalduni di allora. Positiva, perché magari non te lo saresti creduto. Sì, sì, non capivo l'attenzione. E c'erano anche molti, poi l'ho appreso dopo, neoborbonici, perché Riccardo Pazzaglia fu tra i fondatori dei neoborbonici e pochi sanno che il nome neoborbonico lo ha coniato Riccardo Pazzaglia, perché fece una provocazione. Lui aveva una rubrica sul Mattino che si chiamava Specchio Storio, che usciva ogni domenica, e lui faceva dei commenti, delle cose con il suo stile tra l'ironico e il serio. Tra l'altro lui su questi argomenti storici ha pubblicato tre libri, pochi sanno, tre libri con la Mondadori, Riccardo Pazzaglia. Sì, da questo incontro con Gigi Di Fiori anche i giovani potranno scoprire delle cose che magari, ecco, avranno trovato dei libri, non avranno neanche saputo perché, come quando si era verificato. Sì, 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 no, è pubblicato libri che io ho, ma molto simpatici, scritti con il suo stile, però con fondamenti di verità ed episodi storici. E lui fece questa provocazione, dice: andiamo noi del Sud, che crediamo che il Sud ha una sua dignità, eccetera, vediamoci tutti alla Bersagliera e lanciamo un'idea di comprare solo prodotti del Sud. Lui pensava e ricordò che fossero stati in pochissimi a rispondere, ci andarono più di 90 persone, insomma, c'era anche l'attuale presidente dei Neoborbonici, che è Gennaro De Crescenzo, professore Gennaro De Crescenzo, e a quel punto loro dovettero decidere che nome dare a questa associazione, questo movimento, che era movimento soprattutto di studio di un altro tipo di storia. E allora Pazzaglia disse: beh, poiché la nostra è una storia di oltre sette secoli, quella del Mezzogiorno d'Italia come regno autonomo, ci potremmo chiamare neoangioini, neoaragonesi, neosvevi, neonormani, chiamiamoci neoborbonici, che è stato l'ultimo regno prima dell'unità d'Italia, così avviciniamo un poco i tempi. E così nacquero i neoborbonici, su citazione di Riccardo Pazzaglia. E tra l'altro diceva Pazzaglia, e disse in quella occasione, che quando lui raccontava quest'altra storia, nel suo giro a Roma, a Arbore, gli altri, pochi gli davano credito, eccetera. Dice: l'unico che crede e sa che sono cose vere quelle che racconta è Renzo Arbore, gli altri ironizzano. Dice: ma che perché lui è abituato a usare sempre questo tono, giustamente dice, nell'ironia, nello scherzoso, alla fine poi diceva delle grandi realtà. Certo. O comunque non venivano colte come tali, ma erano comunque dette. Uomo di cultura, non so quanti sanno, tra i giovanissimi, che quasi tutti i testi delle canzoni di Modugno, le più famose, le ha scritte Riccardo Pazzaglia, insomma, quindi è uno che leggeva, studiava molto, e quindi le diceva però con l'ironia queste cose, quindi ecco perché alcuni tendevano a non dargli credito, mentre invece, insomma, dietro c'era una preparazione, una cultura, insomma, su questi temi. Poi la cosa è andata crescendo, per cui poi mi sono documentato sempre di più, poi ho pubblicato, e la cosa che mi ha poi dato grande soddisfazione è che ha creduto. E questo fu una conquista, cioè uscire da un ambito che prima pubblicavano su questi argomenti su piccole case editrici, uscire con un editore torinese come era la UTET 10 anni fa, con i Vinti del Risorgimento, fu una grossa conquista, un grosso risultato. Infatti i Vinti del Risorgimento, insomma, ha segnato un po' una svolta, una evoluzione, un libro che andò bene, ha fatto diverse edizioni, e tra poco il 18... Infatti, diciamolo, perché sì, questa è proprio una chicca, insomma, che Gigi ci sta. Sì, la UTET parte adesso con una collana dei tascabili UTET, e tra i titoli che ha deciso subito di inserire in questa nuova collana, 10 anni dopo la prima edizione, ci sarà I Vinti del Risorgimento. Questa è la prima edizione, che uscì nel 2004, e adesso 10 anni dopo, nel 2004, con una nuova copertina, ma il testo è uguale, uscirà I Vinti del Risorgimento. Tra l'altro questo libro
viene definito da uno che è contro le tesi di questo libro, che è stato criticatissimo da tutti quelli che invece seguono l'orientamento di queste tesi, come Alessandro Barbero, che è il consulente di Piero Angela, è uno che ha cercato di demolire alcune cose, cioè viene definito il più interessante libro su questo periodo della storia scritto di recente, insomma, quindi è uno che la pensa diversamente, che dà questo riconoscimento a questo lavoro, insomma. Hai avuto anche un riconoscimento molto particolare dal compianto Amato Lamberti, che ti ha gratificato di un qualcosa che resta nel segno, insomma. Sì, no, Amato, insomma, era una persona veramente preparatissima e mi dimostrò spesso, insomma, stima e considerazione. Io ho pubblicato nel 1993 il primo libro di cui mi occupavo di Camorra, è stato il primo libro di storia della Camorra, si chiamava Potere Camorrista, edito da Alfredo Guida, editore, quindi fatto Mario Guida. Amato Lamberti ha adottato alla Facoltà di Sociologia, dove aveva un corso di studi su questi temi, questo testo come testo consigliato. Infatti io poi ho conosciuto qualche giovane negli anni successivi che mi diceva che aveva studiato su questo libro e quindi aveva fatto una tesi con Amato Lamberti su questo libro. E spesso poi Amato mi ha invitato all'università a tenere seminari su questi temi e su questi argomenti. Insomma, quindi tu sei giovane, quindi uno si immagina uno studioso che scrive, un saggista di storia, di risorgimento, cioè si immagina il classico professore che arriva vecchietto col bastone, cioè tu sei comunque del 60, sei un ragazzo giovane, quindi sei andato oltre una serie di scelte magari di qualcun altro e ti sei messo a scrivere qualcosa che poi sono entrati, ecco, testi utilizzati di Camorra, di risorgimento, di storia. È più importante per te, dovendo fare una scelta, se ti mettessero anche a una sorta di scelta definitiva, scriveresti, continueresti a scrivere di Camorra o di storia? Voglio fare la Marzullo di D'Amore. Le due cose alla fine finiscono per unirsi, perché io quando scrivo, e ho scritto di storia, ho sempre fatto libri di storia di Camorra, cioè non ho mai fatto l'Istanbul specifico, cioè di copia e incolla o di atti o di vicende, ma ho sempre cercato di mettere insieme tutti i passaggi e ricostruire l'evoluzione di questa organizzazione criminale e del nostro territorio per raccontarlo meglio, per conoscerlo meglio. Quindi sono racconti del territorio di natura storica. Quindi le due cose finiscono un po' per confluire. Anche nei miei libri sul Risorgimento, sulla fine del Regno delle Due Sicilie, io tratto anche molto di che cosa era e che cosa furono quelle organizzazioni in quel periodo storico, che cosa fecero, che cosa successe, no? Il famoso abbraccio Liborio Romano, Torre Crescenza, insomma tutta una serie di vicende. Quindi le due cose confluiscono. Diciamo che i libri sono stati la mia ansia di libertà, perché mi ci sentivo molto stretto a fare soltanto il giornalista nell'ambito del piccolo pezzo, della cronaca. Ecco, io adesso faccio l'inviato per il Mattino, quindi in una posizione che non posso proprio lamentarmi, anzi devo dire che mi piace scrivere, fare il mio lavoro, però alle volte su alcuni argomenti vedo una mia stanchezza, una mancanza di entusiasmo, cosa che invece continuo a tenere, a conservare per i libri. Io sono molto grato all'attuale direttore che, interpretando, sì, Alessandro Barbano, devo dire un gran signore, molto preparato e uomo di cultura, e che ha capito anche questa mia esigenza, questo mio bisogno, e mi ha affidato uno dei blog della pagina online del sito del Mattino, che io volutamente ho voluto chiamare, e lui ha detto va bene questo titolo, Contro Storie, in modo da sposare con quelli che sono stati delle impostazioni dei miei libri, che è la Controstoria, perché io, oltre a quella del Risorgimento, poi 2 anni fa feci quella della Liberazione, quindi era un'interpretazione di storia, di episodi poco raccontati, diciamo, non del tutto sconosciuti, ma poco raccontati.
oggi la storia, il momento storico che viviamo, in sinergia con quello che è l'ambiente, il fulcro, purtroppo la camorra, perché è inutile dire la camorra non c'è più, la camorra c'è, è diversa, ha avuto un'evoluzione, è differente da quella che scendeva per strada e sparava, per quello che insomma conosciamo bene, soprattutto dagli articoli che tu hai pubblicato nel corso degli anni. Sì, c'è questo enorme dissidio e contrasto anche a capire la famosa area grigia, no? Quella dei colletti bianchi, dei, certo, professionisti. Ad esempio, io negli ultimi giorni tutte queste polemiche sulla sentenza che ha riguardato Rosaria Capacchione e Roberto Saviano, no? Quella delle famose, certo, minacce, io ho letto una interpretazione giusta che ha fatto Rosaria e che va in sintonia con l'intervista che ho fatto al giudice Maggi, sì, cioè c'è difficoltà un po' a capire che un avvocato, quindi un colletto bianco, possa prendere delle iniziative andando al di là di quello che può essere un mandato del boss o del capo camorra, cioè quello della figura oleografica, no? Classica, eccetera, ma è proprio così, cioè sono quelli che hanno anche impostato investimenti, hanno anche fatto allargare, no, queste organizzazioni, le hanno fatte arricchire, altrimenti saremmo tutti ridotti ancora all'oleografia della Lupara, del Mitra, eccetera. Certo, c'è anche quello, perché purtroppo poi dov'è che prospera soprattutto una cultura del camorrismo, no? Quella della prevaricazione, della violenza, in ambienti che sono non molto culturalmente attrezzati. E in questo devo citare Amato Lamberti, che diceva una cosa giustissima, una cosa che poi ho sentito anche adesso da Di Maio, no? il registratore, quello. E che se non ci fosse, che la camorra ha avuto negli anni, nei decenni a Napoli, una funzione di ammortizzatore sociale, cioè se non ci fosse stata la camorra a Napoli, bisogna dirlo, lui lo diceva con amarezza, certo, sarebbe esplosa la rivolta delle periferie, di continuo, come nelle periferie francesi, no? E quindi questo ruolo sociale, lui da sociologo diceva, io lo affermo come studioso di sociologia, quindi della società, bisogna riconoscere che questo è stato il significato, il valore sociale di questo deteriore, di questo cancro della nostra società, che è la camorra, la prevaricazione, l'attività criminale. Senza appunto questo ruolo cuscinetto, forse sarebbero esplose rivolte continue, stravolgimenti sociali. E d'altro canto nella storia, ecco perché la storia ci aiuta, abbiamo visto quando non venivano tenute a freno certe situazioni, che cosa è successo, no? Quando arrivarono i francesi a Napoli nel 99, e lo stesso accordo di Liborio Romano con il capo camorra di allora tendeva proprio a controllare una situazione che poteva degenerare in un vuoto di poteri nel passaggio tra la partenza del re Francesco II di Borbone e l'arrivo di Garibaldi, per cautelarsi su possibili rivolgimenti, mancanza di freni e irregolarità in città. Liborio Romano fece questo accordo, quindi ci fu questo grande abbraccio, quindi è stato ed è ancora un ruolo terribile. Io ricordo che, e questo l'ho citato anche nel libro UTET del 2005, che l'allora ministro dell'interno disse a Scampia, era in corso la prima guerra di Scampia, a Scampia la camorra spesso dà il pane e anche il companatico a molte persone che vivono nel quartiere, quindi bisogna far capire a queste persone che non devono prendere il pane da questi ambienti, no? E quindi si riferiva a certe acquiescenze, connivenze, le sentinelle, quelli che accettavano di ospitare latitanti avendo poi dei soldi in cambio. Insomma, c'è tutta una situazione di una realtà difficile, ecco.
è anche difficile. Io da inviato vado spesso al nord, vengo anche invitato a tenere conferenze. Io 27 sarò a Pavia, dove ci sono una serie di incontri su mafie, e quello a cui parteciperò io è sulla Camorra, ma spesso c'è un uditorio che stenta a capire di che cosa stiamo parlando, qual è la realtà, perché ci sono delle realtà lontane, specifiche, insomma, e quindi è una responsabilità grossa di rappresentazione di quello che accade. E poi è il nostro lavoro, no? Poi è quello che è la stessa responsabilità che hai quando devi comunque scrivere, perché ascoltare, vivere un accadimento, conoscere i nomi, però poi metterli per iscritto laddove poi il cittadino legge, a tutela del cittadino e anche della tua persona, perché non dimentichiamoci che troppo facilmente a volte si cade poi vittima degli stessi camorristi, pur raccontando quella che è una semplice, cruda e vera verità. Scusami il gioco di capo. Certo, ma la responsabilità che io avverto è maggiore, cioè noi abbiamo il grande compito anche sociale di non dover fare un lavoro negativo, certo, peggiore di quello sono nelle nostre intenzioni. Se noi idealizziamo dei personaggi, questo racconto, questa narrazione in mano a persone culturalmente poco attrezzate diventa un esempio da seguire. Io non entro nel merito del dibattito, è giusto o non è giusto, è un fenomeno commerciale, certo, che ha avuto grande successo, mi riferisco alla fiction, alla serie di Gomorra, certo, eccetera, come pure ci furono polemiche sulla serie televisiva del Capo dei Capi, tratto dal bellissimo libro di Peppe D'Avanzo e Attilio Bolzoni, insomma due fior di colleghi, tra l'altro, e io ho un ricordo di Peppe, insomma, bellissimo, che ormai non c'è più, insomma, è uno che è stato, si è sempre ricordato delle persone che aveva conosciuto, ecco, qui qualche volta ha lavorato a Napoli su certi fatti. E quindi la responsabilità è enorme nel creare personaggi che sono negativi, ma poi finiscono per diventare positivi. Cioè, quando si chiede magari a dei ragazzi alcuni ambienti che non è che leggano molti libri, non è che leggano molti giornali, non è che vanno ad approfondire significati o realtà, chi sia il personaggio che lo ha colpito di più, diventa il boss nella serie Gomorra. E certo, il male c'ha un suo fascino, c'ha una sua attrattiva, però in queste narrazioni, su queste realtà criminali, chissà perché poi il personaggio e la persona con cui si parteggia diventa sempre il personaggio che poi dovrebbe essere negativo. Allora la giustificazione e la motivazione dice: ma noi non ci aggiungiamo nulla di nuovo, raccontiamo una realtà che esiste. È vero, però purtroppo il pericolo nel raccontare la realtà con questi toni forti, con un taglio narrativo che è quello televisivo e anche cinematografico, rischia di ottenere degli effetti negativi, al di là delle intenzioni, e purtroppo forse molto lontani da quello che invece voleva essere il risultato di una storia, certo, raccontata al cinema o in una fiction per la televisione. Certo, certo, questo non voglio dire che non dovrebbe andare in onda, anzi tutt'altro. Io sono anche non, tutte le volte mi hanno chiesto firme per non far contro, no, io sono sempre per la libertà di espressione di tutti,
Vabbè, andresti contro quello che poi è la tua scelta, quindi non è sarebbe un neanche giusto. confronto con motivazioni, sono sempre per il confronto, non di quelli che fanno una cosa e poi si mettono sopra un altare e non accettano mai di confrontare le proprie tesi oppure di ammettere che le proprie tesi sono sbagliate rispetto a quelle degli altri. Insomma, il confronto è il sale, il Che pane poi di. è quello che serve alla fine. Sì, fa arricchire, fa crescere. Raccontare dei casalesi oppure dei camorristi, tra virgolette, dei napoletani. Che tipo di differenza c'è? Al di là di quella proprio, cioè, etnica, cioè Una delle cose base per chi ha studiato un poco questi fenomeni negli anni è sottolineare, evidenziare che non esiste una camorra, ma ne esistono diverse nel nostro territorio. C'è uno storico libro di Isaia Sales che si chiamava La Camorra, Le Camorre, che sottolineava proprio questo. lo dice chiaramente. Una cosa è parlare di camorra dell'area metropolitana napoletana, che sono più gang di tipo Americano, americano, e questo lo disse già sì, qualche anno sì. fa la commissione del CSM che studiava questi fenomeni. Una cosa la camorra della provincia di Napoli e della provincia di Caserta, che hanno affinità anche culturali molto, molto simili. E ancora diverso sono i fenomeni criminali nella provincia di Salerno, insomma, no? Sono realtà diverse che vanno conosciute sapendo che si parla di cose diverse. Non c'è un'unica camorra, non hanno tutte le caratteristiche uguali o uguali storie o uguali attività e affari. C'è l'unico fondamento comune che poi è quello che dà fondamento al reato di 416 bis, sono le caratteristiche comuni alle organizzazioni criminali, no? La violenza, il controllo del territorio, l'imposizione di cose con la violenza e con la forza, le attività criminali e illegali che arricchiscono, quindi alla base di tutti ci sono soprattutto la droga, le estorsioni che sono proprio le prime, no, attività di approvvigionamento criminale dei soldi, l'usura, quindi queste sono le caratteristiche base. Poi ci sono storie, ci sono culture tra virgolette differenti, ci sono idee di come si debba organizzare il clan, il gruppo differenti, diverse. Diversi modi di pensare a come reinvestire e riciclare il denaro sporco e quindi questo va conosciuto e questo va sottolineato e evidenziato, altrimenti si fa un'operazione distorta e sbagliata. Quando vai al nord, no? Perché ti chiamano a tanti eventi di camorra, di cultura di informazione, e ti capita o ti sarà capitato mai che tra colleghi qualcosa abbia chiesto Gigi, ma com'è vivere Napoli, in realtà veramente da giornalista napoletano? No, eh sì, io anche quando vado a. Mi è capitato quando sono stato a presentare libri di storia, poi alla fine viene lasciato lo spazio alle domande, approfittando del fatto che io faccio il Entrambe. giornalista, quindi poi mi chiedono sull'attualità e quindi poi Certo, uno anche perché tu deve. scrivi, ti leggono sul Mattino, E sul Globo, quindi nasce quindi sì, spontaneo. e quindi insomma bisogna spiegare questo, bisogna evidenziare le differenze e spiegare. Quello che non si afferra in altri territori, perché una delle cose che si può verificare spostandosi subito è che gli italiani non si conoscono tra loro. Esatto, E che allora, grave quando si scrivono differenza. i libri di storia, servono non a dividere, ma a far conoscere in altre parti quella che è questa parte e viceversa. Insomma, è un'operazione di avvicinamento, non di separazione. Allora, quando si parla o dicono revisionismo tende a separare. No, conoscendo giustamente tutte le visuali, tutti i campi di osservazione, si riesce a comprendere a 360 gradi una realtà, altrimenti se ne ha una visione parziale. Certo. Tu hai, vieni, ci siamo detti all'inizio così per puro caso è uscito fuori che la tua famiglia, insomma, non è proprio estranea a quello che è l'arte, la bellezza, la storia, perché
hai avuto parenti che hanno avuto anche un certo rilievo, no? Parlavamo di uno zio scultore, ricordo bene. Sì, zio Gerardo che è stato professore all'Accademia di Belle Arti di Napoli, prima era a Bari, poi a Lecce, poi a Napoli, scultore. E, ti ha fatto una cosa particolare che tu sì, lui negli sei anni trovato a raccontare 70 era, ha fatto l'avanguardia insomma, a Napoli, è stato uno dei fondatori della Galleria Inesistente, che era una realtà artistica napoletana, sì, no, con una serie di... erano cinque fondatori, io ricordo solo un nome che era Vincent D'Arista, perché era un americano trapiantato a Napoli, morto non molto tempo fa, un personaggio particolarissimo, e loro fecero alcune provocazioni, io le ricordo perché da ragazzino seguivo zio Gerardo, spesso sono stato con lui, siamo stati insieme a vedere, io avevo 14 anni a vedere il concerto dei Genesis. Bellissimo. Al Palasport, insomma, quindi lui quando prima di diventare insegnante all'Accademia aveva insegnato al Liceo Artistico di Napoli, tra i suoi allievi c'è stato, infatti gli regalava i dischi Lino Vairetti, il fondatore degli Osanna, è stato un suo allievo a scuola. Una musica a Napoli. Sì, e ci sono stati diversi suoi allievi, anche diventati artisti famosi, andati anche fuori Napoli. E lui appunto, questa galleria in esistenza, faceva delle provocazioni d'arte sulla strada, insomma, no? Un filo invisibile su via Caracciolo, i copertoni accesi sul Vesuvio per simulare l'eruzione, un leone fasullo di gesso a Piazza dei Marti che rimase un giorno prima di accorgersi qualcuno che c'è un leone in più rispetto a quelli che dovevano esserci, insomma, negli anni 70 furono degli anticipatori, e lui ha avuto sempre la trattazione di una materia particolare, cioè lui è scultore e tratta la gomma piuma. Bellissimo. Una delle ultime mostre grosse l'ha fatta al Madre nella fine gestione Cicelin, e c'è stata una mostra con opere molto grosse in gomma piuma e quindi insomma c'è questo, è vivente mio zio, non è? Certo. Comunque magari gliela fai sentire, insomma, che l'abbiamo raccontato. Sì, come tra no, come il no. Fiore, insomma, e lui continua a fare la sua attività, mostre, insomma, quindi però ho citato quella del Madre di 2 anni fa perché fu insomma, molto grossa anche come impegno per lui, insomma. Senti, allora, salutando lo zio, che sono contenta che è uscito fuori un altro di Fiore, che in qualche modo è d'amore e d'arte, insomma, come lo sei tu. Gigi, tu sei stato spesso ospite anche di tante trasmissioni. Ami più dialogare davanti a telecamere, che sai che verrà trasmessa tra dirette e registrazioni, o preferisci scrivere? Quindi qualcosa che resta un attimino più... che magari uno se la va anche a rivedere, si pensa, aspetta, ma Gigi Fiore ha scritto quel libro, ma fammi vedere, io mi ricordo che I Vinti del Risorgimento, cioè, dovendo scegliere, qual è la strada che preferiresti? No, a me piace scrivere, cioè, insomma, quindi la scrittura dà una possibilità di approfondimento che purtroppo non dà la televisione, anche se la televisione oggi soprattutto in una realtà in cui il mondo della comunicazione e l'informazione è sottoposta a mutamenti rapidissimi, siamo ancora nell'informazione, nella comunicazione, soprattutto negli ultimi 2 anni si naviga a vista perché esce sempre un nuovo strumento di comunicazione, quindi c'è una necessità di aggiornarsi di continuo, quindi di inseguire gli eventi e di capire dove si andrà a finire, se resterà, ad esempio, ci si interroga per chi fa il giornalista, se resterà il giornale di carta, certo, o sarà solo online, insomma sono tutti dibattiti e fronti aperti, però devo dire che io mi esprimo e mi piace esprimermi con lo scritto, insomma, certo. Io anche nei saggi cerco di dare una narrazione che sia accessibile a tutti, gradevole, comprensibile. Ci tengo a precisare sempre nelle note le fonti, eccetera, le bibliografie, però la narrazione deve essere gradevole, perché altrimenti insomma
si fa altro, insomma, i libri per le accademie, per gli esami universitari sono una cosa. Certo. I libri di storia divulgativa sono altri. Infatti, quando con i vinti del Risorgimento, contro Storia dell'Unità d'Italia, sono andato in. Ero tra i 5 finalisti del premio Aquiterme Storia. Ero nella sezione storia divulgativa, naturalmente, insomma, certo. Che era l'Aquiterme, insomma, è uno dei grossi. Premi, tantissimi premi, quello a cui sei più legato? Beh, io sulla mia attività di giornalista sono molto legato al premio Saint Vincent, che è del 2001, perché sulla mia attività di giornalista, cioè non su altro, quindi non hanno inciso altre cose, cioè solo per il mio lavoro, quindi non perché ero sotto i riflettori, perché ho, no. Per il mio lavoro di giornalista. E poi ce ne sono un altro paio legati invece al lavoro di saggista. Uno è il premio D'Orso, certo. Il premio Guido D'Orso, insomma, che è il premio prestigio. Quest'anno è stato premiato Maurizio De Giovanni, quest'anno. Sì. Io sono stato premiato due anni fa con lo Guido D'Orso per l'attività e la ricerca sul Risorgimento e quindi sul Mezzogiorno d'Italia. Ci sono premiati illustri negli anni, insomma, il Guido D'Orso viene dato al Senato, è un, esatto. Diciamo, è un premio, possiamo dire, è uno dei premi veramente a cui forse molti ambiscono. Sì, è premio quindi prestigioso. E poi sulla mia ricerca storica mi fu dato in Basilicata il premio Tommaso Pedio, che è stato uno dei certo. professori, un grande ricercatore sul brigantaggio postunitario, e uno che ha segnato, che ha scritto tanto all'università, ha fatto ricerche importanti, insomma, e sono alcuni. Poi sulla mia attività di scrittore di argomenti di Camorra, un altro premio che ricordo con affetto, anche perché sono legato a quella famiglia in maniera intensa, Torre. È il premio Marcello Torre, insomma. Anzi, quindi, salutiamo Anna Maria. Sì, la mamma, come no, Anna Maria. Sì, e lì anche fu in occasione del ventennale della morte di, sì, Marcello, certo. Torre, quindi anche lì fu una cosa che mi piacque moltissimo, insomma. Poi sui libri ho avuto diversi riconoscimenti, il premio Melfi per Contro Storia dell'Unità d'Italia, sì, il premio Due Sicilie l'anno scorso, ci vorrebbe sì, un tamburo sì, d'arte, no, solo per elencare tutti i premi. A Ponte Landolfo, sì. Io un altro luogo a cui sono molto legato, insieme con Gaeta, ho avuto il Landolfo d'Oro, sì, e il Landolfo d'Oro è stato dato nel poi, 2010, sì, fu una bella cosa, e fu l'anno in cui fu data la cittadinanza onoraria a Ugo Gregoretti, perché sì. Pochi sanno che Ugo Gregoretti ha vissuto parecchie estate da giovane a Ponte Landolfo, la famiglia comprò la famosa torre di quella che si chiamava nell'Ottocento Piazza Tiglio, adesso ha un altro nome, e quindi quell'anno mi fu dato il Landolfo d'Oro. Io sono andato spesso a Ponte Landolfo a presentare i miei libri, sono uno che ha scritto dell'eccidio di Ponte Landolfo quando pochissimi ne sapevano, solo quei 150 anni è cominciato a diventare materia, no? Di cui ne hanno parlato, ed ero molto colpito dalla possibilità di andare a Ponte Landolfo, perché io ho detto all'inizio che sono stato folgorato su queste ricerche da Carlo Alianello. I vinti del Risorgimento lo presentai nel 2005 in Consiglio Comunale, c'era tutto il Consiglio Comunale di Ponte Landolfo, ci sono delle ricerche, ho pubblicato delle cose per primo sui vinti del Risorgimento, il nome finalmente definito di chi era il colonnello che guidò la colonna di bersaglieri che fece l'eccidio, i nomi dei soldati che furono ammazzati. Infatti, prima. Identificativo e descrittivo, dobbiamo sì, dirlo. Perché sì, sì, e quindi in quella sede mi fu data la stella di Ponte Landolfo, che era una cosa di tradizione ottocentesca, ma perché io ero legato e colpito da quella? Perché poco prima di morire, Alianello andò a presentare La conquista del Sud a Ponte Landolfo. Non
perché Alianello ha fatto nel libro La conquista del Sud, è stato il primo a fare l'accostamento che poi è stato contestato molto a Pino Aprile nel libro Terroni. Pino Aprile ha ripreso una cosa che aveva già fatto Alianello, cioè fare l'accostamento tra le SS e i soldati piemontesi nell'eccidio di Ponte Landolfo. Quindi l'accostamento Marzabotto, Ponte Landolfo, SS piemontesi e di Carlo Alianello nella conquista del Sud. E lui, andò a Ponte Landolfo a presentare la conquista del Sud e in quella occasione fu premiato, c'era un sindaco che adesso è morto, purtroppo il sindaco Perugini di Ponte Landolfo, fece affiggere la lapide che c'è fuori al comune con i 17 nomi conosciuti dei morti, prima i 4 morti uccisi dai briganti e i 13 noti conosciuti dell'eccidio del 14 agosto 1861. Che è un giusto modo poi di fare memoria, no? Perché ma io sono uno che ritiene che la memoria è tutto, se noi non avessimo memoria non avremmo ragione di mangiare, di bere, di vivere il presente. Quindi sono d'accordo con te, la penso esattamente come te. Una domanda che anche volevo farti da quelle che insomma avevo inviato. La prima volta che si va come inviato, che cosa, che tipo di emozione, ansia, cioè vado lì, che succede? Innanzitutto anche dipende poi da quello che vai a fare, se è qualcosa di particolare, può essere tipo inviato per stragi come quelle di Lampedusa, di Camorra, di morti ammazzati. Sì, c'è stato anche un mutamento, io questo avrei voluto tanto poter spiegare, perché io ho avuto la fortuna, poiché sono stato poi l'ultimo inviato fatto formalmente al Mattino, in una scuola, una tradizione grossa, insomma, il Mattino ha avuto fior di inviati, penso a Cicelin padre, il padre di Edoardo, Mario Cicelin è stato uno degli inviati importanti del Mattino, Vittorio Dell'Uva, cioè Vittorio Dell'Uva è uno che sta sui manuali di giornalismo in cui si parla degli inviati, cioè con alcuni episodi, con alcune vicende che si raccontano di Vittorio. E quindi io da quando lavoravo al giornale di Montanelli, quando mi si chiede, io mi piacerebbe tanto poter fare l'inviato e averlo potuto fare in un periodo di mutamenti e di cambiamenti per il giornalismo così intensi e in cui la figura dell'inviato poi si è andata affievolendo ed è stata eliminata dal contratto, perché noi dal 2005 non abbiamo più l'articolo in cui si parla dell'inviato speciale. Quelli che erano prima del 2005 hanno una norma transitoria per cui ormai siamo rimasti pochissimi in Italia, nei quotidiani penso che siano proprio pochi, insomma. E quindi io mi ritengo uno che ha potuto fare quello che aveva detto mi piacerebbe farlo, per una serie di circostanze, cioè, la vita è fatta di treni, quando si acchiappano dei treni, io dopo aver fatto 13 anni, 13 faticosissimi, di cronaca giudiziaria, ero l'unico cronista giudiziario del Mattino, in tribunale tutti i giorni, nel periodo di Tangentopoli, quindi ho fatto un periodo veramente caldo, ero davvero stanco, perché la cronaca giudiziaria è logorante, massacrante, soprattutto nel periodo di Tangentopoli, io cominciavo alle 10 e finivo a mezzanotte, poiché ero l'unico all'epoca, scrivevo 3-4 pezzi su vicende delicatissime. C'è stato un periodo in cui ho avuto l'incubo del citofono che poteva essere l'ufficiale giudiziario che mi notificava una cosa per violazione di segreti o una querela o una citazione, quindi è una delle materie più calde, più pericolose, più delicate di cui si possa trattare in un giornale ed ero davvero molto molto stanco e ero già inviato perché avevo quella mansione che avevo avuto da Sergio Zavoli quando era direttore del Mattino e a quel punto chiesi di lasciare la cronaca e di poter finalmente cominciare a girare di più e devo dire che il direttore allora del Mattino era Paolo Gambesce, e disse va bene, insomma adesso
appena c'è la possibilità di trovare un sostituto, tu puoi sganciarti. Dice, ma tu hai qualche... Feci un suggerimento, ma per delicatezza non lo voglio dire, che non è un suggerimento professionale di una persona validissima e gambissima. E quindi dopo riuscì e cominciai a girare, e fu questo, insomma, poi, e quindi negli anni in giro ho seguito la vicenda Cogne, la strage di Erba, il terremoto del Molise, addirittura andai a seguire per il giornale i funerali di Pavarotti a Modena, e tutta una serie di vicende, e fatto Quella una che serie. più ti ha colpito, proprio da un punto di vista piuttosto che giornalistico, umano. Sì, ho visto piangere tutti, ho visto piangere uno come Peppe D'Avanzo, che insomma, era abituato ad aver visto e raccontato ai funerali dei bambini di San Giuliano di Puglia, quando venne Ciampi, quando ci fu quella mamma che chiese giustizia per il figlio che non c'era più, che era morto. E fu una scena vedere quei corpicini, insomma, è stata una delle cose che mi ha più colpito di tutti. Beh, anche l'anno scorso, devo dire che io mi ero intrufolato quando la strage di Lampedusa, l'anno scorso. Io ci eravamo sentiti al telefono, e infatti a distanza di mesi poi ci siamo rivisti, che tu eri proprio in partenza Sì, mi per... ero intrufolato avevano messo fuori i giornalisti. Io mi ero, di solito io quando vado fuori tendo a non fare gruppo, in modo da poter non Da non farti essere identificare come identificato. giornalista. Quindi vedere, ecco, a 1 metro che scaricavano questi sacchi è stata una cosa molto toccante, molto penosa, insomma, Pensare. perché poi si vedono delle cose, si vede, insomma, la realtà. Poi noi, come giornalisti, come narratori, raccontiamo le cose fondamentali del nostro percorso, no? La vita, la morte, le sofferenze, e quindi quella era proprio l'idea della morte, no? Quindi del dramma in quel momento. E poi uno tende a farsi più cinico, però non si riesce mai del tutto. Credo che ci sono poi dei Si momenti viene dove puoi essere più piccolo e il mondo colpiti da esperienze, più toccato. da situazioni, da vicende. Io è una cosa che non ho mai voluto molto fare. L'anno prossimo farò 30 anni di iscrizione all'albo dei professionisti. E quello di andare a casa delle persone che hanno avuto una sciagura, chiedere, è una cosa che per me è Doloroso. dolorosa, ma poi l'ho sempre ritenuto un po' inutile, cioè chiedere a un parente, che cosa, qual è la sua reazione, lo stato d'animo. Mi sembra una violenza fatta alle persone che... A me costa fatica, qualche volta l'ho dovuto fare su richieste di capi, di direttore, mi è costata una È molto violenza, doloroso. pesante. Sì, perché poi non è voluto, ma prendi una parte di quel dolore, lo prendi, Sì, lo no, prendi certo. e lo porti con te, quindi so di che cosa parli. Ma chiudiamo, ritorniamo un po', dai. Gigi Di Fiore, Luigi Di Fiore, detto Gigi, ed è bellissimo che lui anche sui libri è Gigi Di Fiore. Torna indietro, più di 30 anni fa, ed è un ragazzino circondato comunque d'arte, d'affetto, la famiglia. Torneresti a fare tutto quello che hai fatto, potendo, o cambieresti qualcosa? Farei perfetto. Io, tra l'altro, quando mi diplomai, ho fatto liceo scientifico al Vomero, un liceo che si chiamava il Galilei, che adesso quello non esiste più perché era in una traversa di via Cilea, in via Albino Albì. È un liceo dove ha studiato Licia Maglietta, no? Certo. L'attrice, dove ha studiato Maurizio Capone di Bunghete Banghete.
dove ha studiato lo stesso direttore del denaro, Alfonso Ruffo, Tirato fuori un bel po' di persone. sì, e altri, insomma. Mi chiesero alla maturità, poiché il compito aveva avuto 9, il compito scritto, un compito di storia, perché me lo ricordo all'epoca, che ci diedero questo compito, i ritardi della formazione di una classe operaia nel sud, insomma, tutta un'analisi, Cioè, eccetera. sembrava fatta Sì, apposta. infatti, perché si parlava di contadini, le analisi gramsciane, insomma, tutta una serie di. Mi chiesero, ma tu che vorresti fare? Allora io dissi, beh, alla maturità, dissi, beh, io lo so che è difficile, ma è un sogno, mi avete fatto questa domanda, io vorrei fare il giornalista, ma non lo riuscirò mai a fare perché è difficilissimo. Era il 1978, quindi insomma, invece poi una serie di circostanze, ho cominciato a fare gavetta, mi sono iscritto a legge perché la mia famiglia, soprattutto mio padre, avrebbe voluto che io facessi quello che era il suo grande sogno Ma di non il fare il suo. magistrato, no? E io invece mi iscrissi a legge poi devo dire che sono contento di aver fatto quegli studi perché la laurea in legge mi ha consentito di Ma poter comunque ti è fare servito. di avere comunque quegli strumenti di conoscenza tali da poter seguire, ecco, la cronaca giudiziaria, poter capire che linguaggio stavano parlando, no? Perché poi il lavoro del giornalista è un lavoro di decodifica, quindi Assolutamente. bisogna spiegare a tutti, partendo da un tecnicismo, da settori, quindi di che cosa stiamo parlando e trattando. E quindi alla fine devo dire che quegli studi mi sono serviti, sono stati un bagaglio di partenza utile per la mia attività, però insomma, non era quello che volevo fare, insomma, mi piaceva e mi piace ancora scrivere, quindi per me è una delle cose che mi esprime, cioè io scrivo le cose che si leggono, però poi scrivo anche tantissime cose che non sono pubblicate, non, insomma, racconti, insomma, che sono idee, spunti, appunti, insomma, sono cose che mi piace fare, cioè mi fanno sentire vivo, sono la mia energia, ecco, insomma, è il modo di tener viva anche la mia mente, di esprimermi in qualche modo, insomma. Per stimolare quella che è la memoria, che è la cosa più Certo, certo. importante, e come giustamente dicevi tu, senza la quale insomma, saremmo ben poco. Allora, io sono felicissima che Gigi Di Fiore stasera è stato qui con me e spero che ci siano altri incontri, non solo per D'amore e d'arte, magari per questo libro ristampato che ha segnato un momento e sicuramente ne segnerà un altro. Lo ringrazio veramente tantissimo. E sono felice di chiudere dicendo che mi ha fatto piacere conoscerlo, mi ha detto un sacco di cose, ha imparato come sempre dai miei ospiti, impareranno anche i giovani che seguono la Web Rock TV Italia e sono felice soprattutto di una cosa, di aver parlato con una persona che ha realizzato nella vita quello che era un suo sogno, quindi un sogno di un ragazzo che si diploma, che segue anche, tra virgolette, la volontà del papà, insomma il piacere e quello che era un desiderio, però poi alla fine di quegli studi ne fa un ulteriore mezzo per raccontare ancora meglio quello che è una verità che racconta Napoli. E Gigi la racconta per quello che può essere il brutto, ma soprattutto il bello. Quindi dall'Attico Partenopeo, D'amore e d'arte, con Gigi Di Fiori, a prestissimo con la ristampa di Venti del Risorgimento, a distanza di 20 No, di anni, 10 10 anni. anni, questa è proprio la prima edizione, e a distanza di 10 anni ci sarà un'edizione tascabile, se dico bene, quindi a brevissimo in tutte le librerie. Grazie a Gigi Di Grazie, Fiore, grazie. grazie per aver partecipato.